Di Demografia e Statistica Sociale all'Università Cattolica di Milano. Coordina la realizzazione del rapporto giovani dell'Istituto Toniolo. Ha appena pubblicato con Sergio Sorgi per Egea Il futuro che non c'è. È autore anche di Non è un paese per giovani, L'anomalia italiana, una generazione senza voce, di L'Italia che non cresce, gli alibi di un paese immobile, e di NIT. Giovani che non studiano e non lavorano. Andamento demografico e sostenibilità sociale. Giovani, lavoro e attrattività del sistema paese. Siamo un paese produttore di talenti da esportazione. Dopo averli formati, li regaliamo a paesi che, anche grazie a loro, diventano più competitivi del nostro. Come aiutare le nuove generazioni a guardare lontano e ad essere risorsa per un'Italia che torni a crescere? Signore e signori, la parola al professor Alessandro Rosina. Grazie. Bene, buonasera. Io per deformazione professionale sono abituato a parlare con i dati e quindi ad ancorare un po' le argomentazioni con dati statistici, quindi vedrete anche qualche tabella e qualche grafico, però Vedete forse ancora più parole che, che dati. Quindi eh, parto con un passaggio di Italo Calvino tratto dal libro Le città invisibili perché penso che sia la metafora migliore per dar conto di eh, come evolve una società attraverso il ricambio generazionale che è il tema appunto di questa serata. La popolazione di Melania si rinnova. I dialoganti muoiono a uno a uno e intanto nascono quelli che prenderanno posto a loro volta nel dialogo, chi in una parte, chi nell'altra. Quando qualcuno cambia di parte o abbandona la piazza per sempre o vi fa il suo primo ingresso, si producono cambiamenti a catena finché tutte le parti non sono distribuite di nuovo. Quindi la società come un palcoscenico con chi sta al centro del palcoscenico e produce la sua, il suo racconto, la sua rappresentazione, ma con un discorso, una rappresentazione che evolve, che si arricchisce nel linguaggio, nei contenuti, grazie a un ricambio continuo che fa sì che eh, nessuno prenda il centro del palcoscenico e si senta un protagonista indiscutibile, ma lasci la possibilità che nuovi sguardi, nuovi linguaggi, nuove modalità di rappresentazione possano proporsi. Questo è il ricambio generazionale. E eh, questo è importante perché eh, una società ha tante più possibilità di cambiare, di migliorare se non è fatta di esseri immortali, ma se eh, sviluppa il suo ricambio di generazione in generazione e quindi con la possibilità di proporre appunto cose nuove, sguardi nuovi, soluzioni nuove. Quindi il ricambio. Aiuta a cogliere meglio le opportunità, a guardare in maniera diversa le sfide del proprio tempo e a produrre nuove soluzioni. Se questo non fosse vero, se non ci fosse questa capacità delle nuove generazioni di portare qualcosa di nuovo e di diverso, ma di più, se non ci fosse l'ambizione di andare oltre i confini fissati dalle generazioni precedenti e di considerare le sfide da superare e non limiti da non valicare, noi vivremo ancora nelle caverne. Se invece siamo andati sulla Luna e progettiamo di andare su Marte, vuol dire che. Ogni generazione deve avere lo spazio, la voglia, la determinazione, l'ambizione di dare e fare qualcosa di più rispetto a quello che le generazioni precedenti consideravano possibile. Il concetto di generazione è molto importante perché ci aiuta a rileggere anche il concetto di giovani e ci aiuta a rileggerlo in senso dinamico. E quindi, chi sono i giovani? Non sono una componente statica della società. Sono le nuove generazioni nella fase progettuale. E noi quindi dobbiamo fare in modo che questi progetti, siano progetti ricchi, siano progetti ambiziosi e abbiano la possibilità di realizzarsi. Quindi dobbiamo pensare alle nuove generazioni, e in particolare ai giovani, come i mattoni per la costruzione della casa comune, del nostro futuro comune, inteso come una casa che noi vogliamo solida, bella e ricca. Quindi penso che sia convinzione comune che una società cresce e prospera quanto più investe su un adeguato apporto quantitativo e qualitativo delle nuove generazioni. Quindi la necessità che questi mattoni ci siano, siano solidi, siano ben posizionati e costruiscono progettualmente eh, il futuro come casa comune. Quindi nuove generazioni non da tenere in panchina, ma da considerare come avanguardia del cambiamento. Ora, purtroppo, questo noi non lo stiamo facendo. Questi mattoni così preziosi, così importanti, noi da un lato ne abbiamo di meno rispetto agli altri paesi e li abbiamo impoveriti eh, come disponibilità. Quel divario lì che eh, confronta due popolazioni, Italia e Francia, che fa vedere come in età eh, adulta e in età anziana le due curve siano praticamente sovrapposte e il divario che si è creato invece sotto i 30 anni fa capire come noi abbiamo impoverito la presenza dei giovani nella nostra società rispetto a paesi vicini. Non solo rispetto alla Francia, perché se voi confrontate la popolazione under 30, tra tutti i paesi avanzati, vedete che l'Italia si posiziona a buona ultima. Quindi questi mattoni per la costruzione della casa del nostro futuro noi ne abbiamo di meno. Non solo ne abbiamo di meno. Ma purtroppo li sprechiamo di più, ne sprechiamo di più. E eh, uno degli indicatori che l'Unione Europea ha deciso di utilizzare come eh, misura di quanto una nazione spreca i giovani è l'indicatore dei NIT. I NIT sono i giovani che non studiano e non lavorano e noi siamo, dopo la Grecia, il paese che ha più giovani che non studiano e non lavorano. Quindi abbiamo di meno di questi mattoni e questi mattoni anziché usarli per costruire questa casa come se fossero messi da parte e lasciati lì abbandonati e non utilizzati nel progetto comune di crescita del Paese. Non solo ne abbiamo di meno, ne sprechiamo di più, ma anche i mattoni più preziosi, quelli ben formati, li regaliamo ad altri Paesi, alla costruzione quindi di abitazioni solide. Eh, del futuro prosperoso di altri paesi e eh, l'altro neologismo che viene utilizzato molto abbinato alle nuove generazioni giovani è proprio quello di expat, no, di questo fenomeno di eh, giovani che eh, se ne vanno all'estero e lasciano eh, l'Italia perché non trovano adeguata collocazione eh, nella possibilità di costruire appunto, il loro futuro e il futuro comune del paese. Di cosa abbiamo bisogno? Riguardiamo quindi, ribaltiamo la questione in senso positivo. I giovani hanno voglia di essere protagonisti del proprio tempo, però di cosa abbiamo bisogno per eh, considerarli come eh, la risorsa principale per crescere? Dobbiamo prima di tutto smettere di eh, limitarci a giudicarli, ma capirne le caratteristiche le specificità, perché non si è giovani allo stesso modo in qualsiasi epoca storica. Lo si è in maniera diversa perché si cresce in tempi diversi, con sfide diverse, con eh, modalità di visione della realtà diversa, con potenzialità diverse, con sensibilità diverse e con sogni anche diversi rispetto a quelli dei propri genitori e dei propri nonni. Quindi, la, cosa, la prima cosa da fare è riconoscere queste specificità, che sono sia potenzialità, e quindi aprire opportunità, sia rischi perché legati a fragilità. E noi dobbiamo fare entrambe le cose: aiutare i giovani a riconoscere le proprie fragilità e aiutare a sviluppare il più possibile le proprie potenzialità e non dobbiamo fare l'errore che troppo spesso fa facciamo nel confondere fragilità e opportunità. E che questo si possa fare e che chi va in questa direzione possa ottenere risultati importanti è dimostrato da questo grafico che è abbastanza impressionante perché fa vedere tutti i paesi europei e mette in relazione due dimensioni. La eh, dimensione orizzontale è eh, quella di investimento sulle voci che riguardano i giovani, quindi politiche attive, investimento, ricerca, sviluppo e innovazione. E quella in verticale è eh, la percentuale di giovani che, eh, anziché essere attivi nel mercato del lavoro e nella società, vivono passivamente nella casa dei genitori, sono dipendenti dai genitori. E vedete com'è forte questa relazione. Cosa vuol dire questa relazione? Vuol dire che i paesi che investono di più sui giovani... Fanno sì che i giovani, anziché essere un costo sociale, siano pienamente presenti e motore di crescita, di sviluppo e avanguardia di cambiamento. I paesi invece che credono di meno nelle potenzialità dei giovani e li dotano di meno degli strumenti per vincere le sfide del proprio tempo, anziché vederli come protagonisti di crescita, di sviluppo e di innovazione, se li trovano come costo sociale, come dipendenti passivamente dai genitori. E purtroppo vedete che l'Italia, pericolosamente vicina alla Grecia, si posiziona in questa situazione di scarso investimento pubblico e conseguenza dei giovani schiacciati in difesa anziché essere in attacco. Però, a parte la posizione dell'Italia, questo grafico deve far capire che è possibile, che investendo e credendo nelle potenzialità dei giovani si può ottenere un modello di crescita e di miglioramento delle opportunità. I giovani, anche i giovani italiani, credono nella possibilità di eh, assumersi questo onere, questo protagonista e, e quindi di mettersi in gioco positivamente. I dati di una grossa indagine che da tempo noi facciamo monitorando le, le nuove generazioni, che è il rapporto giovane dell'Istituto Tognolo, eh, rivelano che i giovani italiani non si sentono da meno rispetto ai coetanei europei. Pensano di avere potenzialità, capacità, competenze che sono del tutto paragonabili, tant'è che quando vanno all'estero dimostrano quanto valgono. E eh, questa voglia di protagonismo, questa idea di sentirsi come una generazione che può fare la differenza e produrre cambiamento, la si vede eh, chiaramente dalla domanda eh, che abbiamo posto su come. E vedono se stessi la propria generazione e come vedete la grandissima maggioranza dei giovani si sente, sente la propria generazione come la vera ricchezza del paese, cioè come la ricchezza principale, la risorsa principale che il paese deve mettere in campo per tornare a crescere. Ovvero, non vogliono essere l'ultimo vagone di un treno che va sempre più lento verso il futuro e rischia di deragliare, ma la locomotiva. Di un, di un treno che invece vuole raggiungere le posizioni migliori all'interno del mondo sviluppato sulla possibilità appunto di crescita e di produrre nuovo benessere. Chiudo con i dati e, e, e passo a uh, un apologo che uh, secondo me rappresenta ancora di più rispetto ai dati che abbiamo visto. E il senso del eh, modello di sviluppo che mette in relazione positiva le generazioni e la sfida quindi che abbiamo davanti mettendo le nuove generazioni, incoraggiandole a dare il meglio di sé. C'era un tempo, un villaggio, nel quale, a partire da un certo anno, iniziarono a nascere bambini con un secondo occhio. Alla nascita del primo bambino si è fatto, si pensò ad uno scherzo della natura. Ma poi, dopo il secondo, il terzo e tutti gli altri, divenne evidente che si trattava di qualcosa di sistematico, che riguardava tutti i nuovi nati. All'inizio i genitori rimasero interdetti, ma poi la questione estetica venne subito superata. In fondo il secondo occhio non li rendeva più brutti, Era solo un, erano solo un po' diversi rispetto ai loro genitori che invece ne avevano solo uno di occhio al centro della fronte. E poi anche i figli degli altri erano nelle stesse condizioni e quindi tutti ben presto se ne fecero una ragione. Cosa poi servisse a quel secondo occhio non era chiaro. In fondo, fino ad allora, tutti erano vissuti bene con un occhio solo. I vecchi saggi sentenziarono comunque che non serviva a nulla e che anzi i figli rischiavano di crescere distratti e confusi con il secondo occhio. Nessuno si preoccupò quindi di trovare il modo migliore di vedere con un occhio in più. E i bambini, crescendo, si abituarono presto a tenerlo chiuso, accontentandosi di osservare il mondo come facevano le vecchie generazioni. In un villaggio vicino accade la stessa cosa, ma i vecchi erano lì più saggi e considerarono un dono per tutta la comunità il fatto che le nuove generazioni si trovassero con potenzialità visive aggiuntive rispetto ai padri e alle madri. Cercarono di capire come aiutarle a sviluppare meglio tale dotazione innovativa. E si trovarono alla fine con giovani che sapevano cacciare con più destrezza e costruire prodotti più raffinati rispetto ai loro genitori. Il primo villaggio lo potremmo chiamare conservazione del vecchio e il secondo villaggio promozione del nuovo. Purtroppo l'Italia assomiglia troppo al primo villaggio, mentre noi vorremmo e dovremmo fare assolutamente in modo che assomigli sempre di più al nuovo e quindi chiudo perché questa è la sfida che abbiamo davanti ma che implica un ripensamento del nostro modello di sviluppo ma anche del modello sociale e di rapporto come dicevo tra generazioni e chiudo leggendo la parte finale del mio libro il futuro che non c'è dove il non è messo tra parentesi questo riporta al centro il tema del modello di sviluppo che necessariamente deve avere alla base la definizione di un nuovo patto tra le generazioni di oggi e di quelle di domani il futuro non deve essere il luogo buio in cui scarichiamo i nostri peggiori timori, i debiti per difendere il benessere presente, i rifiuti prodotti dai nostri stili di vita, ma il posto luminoso in cui vogliamo viva il meglio di quello che intendiamo lasciare di noi e dopo di noi, ovvero i nostri figli e la loro generazione. Grazie.